Ciao a tutti, ciao ragazzi, stiamo aspettando il senatore che dovrebbe collegarsi se mi risponde. Come va? Eccolo. Eccolo. Eccolo qua, come va? Buonasera, tutto bene, tutto Buonasera. bene. Qui tra chiamate che mi chiamano, devo bloccare, devo Lo so, ma comunicare. lei è molto ricercato, lo so. Non sono un bandito ricercato. No, no. È ricercato dai suoi fan, dai suoi follower, no? Sì. Meno male che in bene, ricercato in bene. Ah, è E tu certo, come va? apprezzato e ricercato, tutto bene. Tutto bene in Molto Campania? bene. Sì, io sono a Milano in questo momento, in realtà. Ah, è a Milano. Sì, sì, Ah. sì, sì. Sono a Milano e quindi qua è un po' più delicata la situazione, però tutto bene. Lavoriamo e siamo chiusi in casa ancora un po'. Ah, bene. Lei a Pescara, invece. Ho annunciato a molti amici che questa sera ero con te, quindi Ah, infatti sì? ci stanno Stanno entrando un seguendo. po' di amici. Bene. Sì. Vedo Mattia Tusoni, poi ho visto Angie Esposi, c'è pure un altro. Insomma, ci sono quelli che ci seguono. Sono Perfetto, tutti bravi bene. ragazzi che vogliono Divertirsi informarsi e anche di passare una cosa serata. trattiamo. Ecco, Bene, Mattia assolutamente. Tusoni, anche un altro, siamo tutti qui per Antonio. Eccoli. Ma lei ancora non sta uscendo, è ancora a casa. No, io ancora a casa. Vedi, da ieri si poteva uscire, ma io sono ancora in casa perché non ritengo ancora al 100% idoneo proprio da uscire. No, ma è vero, è così. E io non mi fido tanto, non mi fido tanto. Mi fido quando c'è un vaccino oppure che proprio veramente si arriva a zero, zero e che poi fanno i tamponi, c'è un controllo. Invece ancora tutto à la bonheur, come si suol dire in francese. Sì, ma anche perché adesso se non c'è il bisogno di uscire è meglio stare al sicuro a casa che uscire a vuoto. Quindi chi deve Sì, lavorare, chi deve fare qualcosa, giustamente. Deve uscire. normale, normale. Quindi Poi assolutamente. io che sono in pensione è che i bar sono chiusi, i ristoranti sono chiusi. Come si dice allo paese, do agiai, tutti infatti. cagati, Ma lei di capito? solito invece quando esce dove va? Quando è tutto aperto? Va al bar, va a farsi la partita a carte? Che cosa fa? No, assolutamente no. Vado a prendere il caffè qui, il caffè Noir, qui a Ok. Pescara, Ok. che è la proprietaria, una paesana nativa mia di quando eravamo bambini, al paese nativo Giuliano Teatino, provincia di Chieti, adesso vivo qui a Pescara, che anche c'è il negozio di parrucchieria, Excelsior, che vado a fare i capelli lì. C'è Antonio, Ah, ok. il mio parrucchiere, ma purtroppo è tutto chiuso. È E tutto allora, chiuso. a dove vado? Poi vado al paese, vado al cimitero, vado a trovare i miei genitori, perché io sono molto vicino ai miei genitori, anche che non ci sono più, lo vado Certo. sempre a trovare perché noi siamo fatti così, anche nella tua regione, sono molto Assolutamente, molto legati alla sono famiglia e alle origini. eh sì, se no niente, ecco, faccio questi giretti, poi magari vado a un ristorante, vado a trovare amici al ristorante, a mangiare al ristorante, porto la moglie, andiamo lì per non cucinare a casa. Invece Certo. sì, giorni faccio tutto io da mangiare a Ma ho mezzogiorno. visto che lei cucina tutti i giorni, ma la verità, cucina veramente lei o sua moglie che cucina? Perché io Sì, vedo ma i no, piatti tutti i giorni. no, Roberto, sono io, sono io. Ah, Sono ok. io veramente che lo faccio. Ma guarda, ma io devo ringraziare innanzitutto mia mamma, che quando io ero bambino, che avevo 8-9 anni, 10 anni, io quando ritornavo dalla scuola e vedevo mia mamma cucinare, mi mettevo vicino a lei e volevo sapere, era la curiosità. Io ho sempre Ah, avuto quindi la lei è proprio curiosità. sempre stato appassionato. Sono stato appassionato e volevo sapere come faceva. E guarda un po' che poi quando sono andato in Svizzera all'età di 17 anni, mi ha servito. Perché Eh sono certo. andato lì, abitavo da solo, è passato 10 anni fino a che mi sposavo, 10 anni ho sempre cucinato. Per me era un gioco da ragazzi.
Poi ho fatto anche una gara di politici ai fornelli. Ah, sì. Due volte, la terza volta non ci sono andato perché l'ho vinto tutte e due le volte io. Scusi, ma che vado a fare? A ritirare la coppa? Dice, datemi la coppa certo. Anticipatamente. Perché è una mia passione. Anche adesso, quando l'estate, vivo a Pescara, no? E io sì. Ho un figlio in Svizzera e uno in Spagna. E quando arriva il mese di agosto vengono tutti e due. E mi dicono sempre, papà, vai a cucinare tu, perché ci piace di più i sapori che fai tu. Anche mia moglie mi dice, vai tu a cucinare, dice, perché mangio meglio io, no? Però a lavare i piatti, lo lavare io, non lo lavo. Allora verso le 11 me ne vado dal mare e dice, ragazzi, all'una la pasta è sul tavolo. Perché io vado a casa, preparo tutto, e all'una meno 10 metto la pasta e via. Ho capito, ma una curiosità, ma lei si è trasferito in Svizzera e ha lavorato in Svizzera. Come poi si è ritrovato a fare politica? Cioè, come è iniziata proprio? Ma guarda, io ho fatto 41 anni di lavoro, ho fatto tutti i mestieri in Svizzera. Io lavoravo a una fabbrica tessile, Visco Swiss si chiamava, poi Ter Swiss. E nel frattempo, quando finivo il lavoro, ho fatto il cuoco, ho fatto il cameriere, ho lavorato in banca, facevo i crediti, facevo il cambista a cambiare i soldi, quando allora c'era franchi svizzeri in lire, agenzie di viaggi, organizzavo i viaggi per tutta l'Europa, dove lo accompagnavo io personalmente come responsabile del viaggi. E ho fatto il venditore di macchine. Ho lavorato a un garage della Mercedes e della Fiat a vendere le macchine, perché io appena sono arrivato ho cercato di imparare subito il tedesco, perché dove ero io, il cantone tedesco. Ah, capito, poi, certo. Poi venivano spagnoli e italiani da me, perché io gli parlavo la paesana e naturalmente si consigliava da me. Poi negli anni 90 seguivo la politica. Ero a suo tempo con la Democrazia Cristiana, ti ricordi, sì, a quei tempi, certo, lì. E poi sono entrato con l'Italia dei Valori di Pietro, che l'ho conosciuto e poi ho detto, se formi un movimento io ti do una mano. E poi così è stato. E poi nel 2006 io ero responsabile dell'Italia dei Valori di tutto il mondo. E facendo la lista ci mancava due persone al Parlamento, perché sì, perché in Europa puoi mettere 6 in lista e 12 alla Camera in lista e 6 al Senato. 6 al Senato ho trovato subito 6 persone, invece 12 non riuscivo a trovare perché era per tutta l'Europa. Certo. E allora ho detto, bah, faccio 11esimo, mi candido pure io. Ma io non okay. Mi volevo candidare perché stavo all'ufficio di amministrazione della ditta e non avevo il tempo, ed infatti non ho fatto nemmeno campagna elettorale. Ho spedito solo 330 lettere ai soci dell'associazione abruzzese che okay. E basta. Fortunatamente sono stato eletto, ma io nemmeno me ne sono... Io proprio non ci avevo nemmeno pensato. Io sono stato a Castelnuovo di Porto a vedere lo scrutinio, ma poi me ne sono andato. Ah, quindi lei non pensava di poter vincere? No, io ho detto, ma io me ne vado a lavorare, anche perché il direttore della fabbrica mi chiamava, dice, Tony, when comes to vivere? No, quando tu ritorni? No, mi diceva. Ah, io ho detto, guarda, adesso rientro a Francavilla al Mare perché dovevo riportare delle piantine di pomodoro, a 150 piantine di pomodoro, era il mese di aprile. Gli ho detto ai parenti di questi amici che erano lì in Svizzera, gli ho detto, guarda, digli che lo porta all'hotel San Marco, io vado lì, e prendo le piantine e me ne riparto per la Svizzera, no? Ma prima che io arrivassi lì in albergo, mi arriva una telefonata dal Viminale. Ah. E io non sapevo niente perché ero in macchina e sentivo la musica. Io ballavo dentro la macchina, non sentivo la radio di che cosa stava succedendo.
cioè me ne fregavo di quello che sta allo scrutinio, tanto io ho detto io non vengo eletto, che non ho fatto niente, insomma, non... Poi mi chiama lì dal Viminale una ragazza e allora mi dice: onorevole Razzi? E io dopo gli ho detto una parolaccia, mi sono scusato dopo, ho detto ma vai all'altro paese, ho chiuso il cellulare, perché in quei tempi lì anche quelli che erano all'estero ti chiamavano e ti pigliavano in giro, perché in giro. Onorevole, capite? Già ti sai, la gente ti faceva, ma io ho detto ma che cavolo me ne frega a me, dico, non io. Dopo ho richiuso il telefono e mi ha chiamato ancora un'altra volta, ho visto lo stesso numero, no? 06, insomma, da Roma. A te il signor Razzi? Signore sì, ma onorevole no. Ah, dice, sai, dice, non mi ha chiudere il telefono, io chiamo dal Viminale, le voglio dire che da questo momento lei è parlamentare della Repubblica Italiana. Io dopo mi sono fermato con la macchina, commosso, all'autostrada che mi trovava verso Popoli, prima di arrivare a Pescara, mi sono fermato e devo dire, piangevo di gioia, perché dopo ho messo la radio e sentivo appunto che sono stato eletto. Dopo mi chiamavano tutti i giornalisti e dice: no, devi ritornare a Roma. No, io ho detto: adesso sono arrivato a Pescara, dico, adesso non ritorno un'altra volta a Roma. E dice: mi fermo, verrò domani mattina. Ed infatti, la mattina dopo colazione sono rientrato a Roma e ho preso le piantine di pomodoro. E era 3 giorni che stava in macchina. Dopo 3 giorni sono rientrato in Svizzera con le piantine di pomodoro che ho riportato a questi. E ho lavorato ancora perché io non ho lasciato la fabbrica, sono stato ancora a lavorare, a insegnare a un altro il lavoro che facevo io. E devo dire Certo, per il che passaggio. per il passaggio, e loro da Roma mi chiamavano al numero di telefono di casa e mia moglie gli diceva: ah, mio marito sta a lavorare. Ma come sta a lavorare? Deve venire qui a Roma, lui è parlamentare. E io ho lavorato ancora una settimana e poi gli ho detto: il ragazzo già va bene, però io ritorno il giovedì e il venerdì vengo a lavorare senza che mi dovete pagare, proprio per imparare ancora questo qui. Certo. E difatti, oggi come oggi, quando vado in Svizzera e vado alla fabbrica, c'è il direttore che mi offre subito la cena o il pranzo perché mi E tratta vabbè, come... è molto rispettato, poi si ricorda appunto della sua disponibilità Ma e anche della correttezza. io do un consiglio a tutti quelli che ci seguono, a tutti i ragazzi che ci seguono, perché su Instagram, sia da parte tua sia da parte mia, ci sono tanta gente che ci segue. Innanzitutto il rispetto di chi ti dà da vivere, chi ti ha dato, Assolutamente. perché io devo dire, con 41 anni che ho lavorato lì, ho creato una famiglia. Ho trovato la moglie, ho fatto 2 figli, ho 2 nipoti, insomma, mi ha dato la vita. E mi ha imparato una certa educazione, perché io sono andato da 17 anni, sai, quando parti da un paese di 1.300 abitanti, non è che e non avevo nemmeno la bicicletta per venire a Pescara o andare a Chieti, sono a 25 km di distanza, andavo a piedi, allora lì si andava solo a piedi, allora non conoscendo, lì mi ha dato un'istruzione di vita pure lì. Chiaro, assolutamente. E poi all'Italia dei Valori l'è passato a Forza Italia con Berlusconi. Sì, quello è stato nel 2010, 2010. dopo la seconda rielezione, perché io sono Sì, stato eletto 2 volte due con l'Italia dei volte. Valori, con le preferenze, non nominato, non È chiaro, nominato. chiaro. Quindi è proprio la gente singolarmente che ha scelto di votare per lei. Io sono stato eletto dai cittadini e non sono stato nominato. Ahimè, mi hanno accusato tante cose, oggi ci posso anche sorridere, perché prima di me, in quel partito, sono andate via tante persone che l'ha messo lui, non l'ho messo io. Almeno io posso dire, m'hanno votato gli italiani in Europa. Non è che mi ha Chiaro. messo Sì, lui. sì, sì, sì. Anzi, la seconda volta non ha messo capolista a me. E lui è andato a mangiare a casa di un paesano suo,
che gli ha detto: finalmente mi sono liberato di Razzi. Ah, sì. Quello lì, quando è venuto a Roma, me l'ha raccontato. E io gli ho detto: guarda, che non è così, perché all'estero ci vogliono le preferenze. Non è che ha messo questo qui, capolista, passa lui. Non è, può mettermi anche numero 12, ma lì c'è da prendere le preferenze. Chi piglia più preferenze passa. Certo. Ah, allora va bene, si era serenato, perché lui era dispiaciuto, perché siamo amici, mia moglie è amico di lui, io amico suo di continuo, eravamo sempre insieme a passeggio, a prendere il caffè, eravamo fatti uno per l'altro, ecco. E questo naturalmente non gli è andato giù, non gli è andato mai giù. Ed infatti io ho avuto da questo qui, mi ha detto: tu Antonio, ti devi andare via, ti devi dimettere. Lui mi ha invitato a dimettermi perché questo non ti vuole. Me lo diceva proprio ma per l'amicizia. E io sì, ho detto: no, io non mi, assolutamente, io no, non mi piace. Non mi piace tradire, perché se no la gente pensa che tu hai tradito. Guarda, ho resistito ancora 2 anni, ma dopo non ce l'ho fatto più. Perché dopo mia moglie ci si è ammalato, ha preso un tumore al seno. Ah, io mi sono ammalato e ho dovuto fare 10 giorni all'ospedale Gemelli, perché c'avevi i crampi allo stomaco, lo stomaco, il cuore, insomma, un casino. C'era il professore che, perché ero, sai... Ah, e dopo, siccome io sono uno che sorride sempre, che prende la vita sempre in allegria col sorriso, ma aveva levato pure quello, l'unico di quelli che avevo di positivo, non ce l'ho fatto più. E ho detto: guarda, succede quello che succede, ma io me ne vado, basta. Questo che anno era? Io dovevo ascoltare il mio amico a dire subito, me ne andavo al gruppo misto e così stavo spensierato. Quello dovevo fare. Però io sinceramente lo amavo, questa persona, perché credevo in lui, e se veramente lui era così come era al suo tempo, oggi comandava in Italia tranquillamente, e i grillini, i 5 Stelle, non venivano mai su, capito? Mai su. Mi dispiace solo di questo, perché alla fine lui era anche una bravissima persona, secondo come lo vedevi e lo trovavi. Io non ho niente da dirgli, anzi, io l'ho sempre ringraziato, io ho sempre detto: ringrazio 2 persone, Mirko Tremaglia, che ha fatto la legge per il voto degli italiani all'estero, e Antonio Di Pietro, che mi ha messo in lista e mi ha candidato. Eh certo, ha dato il via alla sua carriera politica. Bravo, dopo certo, tutto il resto è storia d'oggi. Ma una curiosità, ma Berlusconi in privato com'è? Che tipo di persona è? Perché noi siamo abituati a vederlo in pubblico. Guarda, per me, ti posso dire, caro Roberto, conoscendo tutti i leader politici, conoscendo tutti, è la migliore persona che io ho conosciuto. Prima di tutto ti saluto, ti abbraccia, benvenuto nella mia famiglia. Ma chi me l'ha mai detto questo? Non me l'ha mai detto nessuno. Che poi lui, dai soldi che ha, dalla popolarità che ha, se ne potrebbe altamente fregare di Antonio Razzi. Che è Antonio Razzi? È un emigrato che è andato a lavorare e non c'ha una lira. Però lui è stato molto umile, una persona veramente... Io credo che non si trova al mondo una persona come lui. Mi dispiace solo che fa... 84 anni, se ne faceva 50 sicuramente faceva ancora tremare il mondo, ancora oggi lo fa, perché c'ha la testa e non si dimentica di niente. Guarda, non si dimentica di niente, si ricorda di tutto, come ha detto lui, che vivrà 120 anni, io glielo auguro veramente, che almeno sicuro che in altri 36 anni sta ancora qui a dialogare con noi e magari a fare del bene all'Italia. Chi è come lui che ha fatto del bene all'Italia? Ma il quale dice: ma l'APA ha quasi 60.000 impiegati che lavorano, ha creato un impero. Dimmi un parlamentare che ha creato un impero come lui. Dimmi, certo. Nessuno. Allora, purtroppo c'è l'invidia e la gelosia, ma in Italia è così.
quando tu sei grande e fai del bene a tanta gente, sei invidiato. Non sei, sono geloso di te. Ma dici, ma come cazzo fa Roberto a fare tutto questo? Mio figlio non è capace, o mio cugino non è capace, e Roberto fa tutto questo. Se Roberto, come diciamo noi in abruzzese, non fregne, se è fregne, è fregne, sai certo. Anche in dialetto napoletano. Si dice simile. Uno che è fregne, uno che è capace, che è all'altezza, perché bisogna discriminarlo. Giusto. Ma adesso l'ha sentito di recente in questa situazione? Come? Dico, lei l'ha sentito Berlusconi in questo periodo? L'ho sentito al mese di giugno, che sono stata ad Arcore da lui. Ah, ok. Che mi ha ricevuto a braccio aperto. Cioè, un gentleman non cambia da oggi domani. Rimane sempre un gentleman. Lui ce l'ha. È nato gentleman ed è ancora sempre così. C'è quel carattere affabile, perché io dico anche a qualcuno che parla male, ma perché devi parlare male? Ci hai mai parlato? L'hai mai sentito? No, e allora che cavolo parli? Quando tu parli con una persona, io molte volte dico, io sono come San Tommaso, non credo se non vedo. C'è il detto San Tommaso non crede se non vede. Allora, se io vedo, se uno mi dice, ma guarda che Roberto Esposito è un criminale, è una cosa, ma io non lo posso, non ti posso accusare, perché non ho mai parlato con te. Mi spiego? Allora io me lo vado a vedere se veramente che questo è così o è così. Allora molta gente parla male sia di me o di Berlusconi o di tante altre persone che... ma lo parla solo per invidia, perché non sono loro all'altezza, capito? Perché non ci riescono loro, e allora non vorrebbe nemmeno, certo, che ci riesca chiaro. Nessuno. Chiaro. Magari ci sarebbe un'altra decina di persone come Berlusconi, allora sì che metterebbe a posto l'Italia. Sì. Invece le voglio fare un'altra domanda, perché è una cosa che tutti si stanno chiedendo, tutti l'hanno chiesto pure a me, e io ho detto, guardate, l'unico che lo può sapere è il senatore Razzi, ovvero come sta Kim Jong-un in Corea? Sta benissimo, magari stessi io bene come sta lui, sta benissimo. C'è stato un po' di cose, dico io, ma scusate, uno che va e magari si fa 2 o 3 settimane di vacanze, permette che se lo fa, anche un presidente se lo può fare, non certo. È che deve stare tutti i giorni lì a farsi vedere. Allora, quindi è stato in vacanza in queste settimane che non si era visto? Sì, è stato in vacanza, anche come succede a tanti altri, prima che arriva tutte le altre cose, che arriva la primavera, che arriva l'estate, dove c'è da girare, da andare a inaugurare di qua di là. Vedi, si è rivisto subito quando hanno andato a inaugurare la fabbrica. Pesticidi lì vicino Pyongyang, e lì si è visto al taglio del nastro. Non è che deve farsi vedere per forza tutti i giorni in televisione. No, perché alcuni dicevano che forse aveva paura per la pandemia e quindi si era isolato per non contagiare. Addirittura hanno fatto girare anche che era morto, che era lì imbalsamato, tutto lì. Ma ragazzi, ma dico io, ma lasciatelo in pace. Cioè, io personalmente, che lo conosco personalmente, ci ho parlato personalmente, guarda, è una persona eccezionale, perché tu quando parli con una persona e si vede dagli occhi, io lo riesco a vedere negli occhi, ma anche dal sorriso, se è una persona buona o cattiva. Perché tutte quelle persone che non riescono a sorridere quando tu ci parli e che ti guarda con una cattiveria, quelli sono criminali. Quelli sì. Ma quando ne conosce qualcuno così, che appena l'ha visto ha detto, questo non mi piace? Sì, mo non faccio nomi, ma ci sono, ne ho conosciuto parecchi. E a me quelle là non mi va giù, perché sono veramente criminali
quelli sì, che sembra che sono insoddisfatti della loro vita e vorrebbe distruggere il mondo. Quando invece tu lo vedi sorridente e lo vede uno sportivo, lo vede che gli piace il calcio, lo vede che gli piace la musica, e gli piace tutti gli sport in generale, e ti sorride, questa è una persona che vuole dialogare e che vuole la pace, e non certo. vuole la guerra. No, perché io molti quello... dicono che lì c'è la dittatura, che quindi le persone sono comunque, diciamo, limitate e controllate. Visto che c'è anche il mio amico Michel di Soverato, della Calabria. Ha detto se posso seguirò il vostro dialogo. Guarda, io dico che... Lei è andato lì quando era senatore, in viaggio, giusto? Io sono andato quando ero parlamentare, al 2007, onorevole, ed era veramente una nazione, veramente mi ha impressionato, perché non ci stava niente, ci stava solo due ore di corrente al giorno, e mi ha dato una certa... Dice, mamma mia, come fanno a vivere questi, sai, tutto... Veramente mi sembrava non il terzo mondo, ma il decimo mondo, proprio non avevo mai visto una cosa del genere. Poi sono andato tutti gli anni, e ogni anno che andavo vedevo sempre migliorare. Io dopo scherzosamente gli ho detto, adesso ci avete la corrente, sta tutto a posto, perché allora c'era solo due ore di corrente. E c'era le vigilesse che dirigeva quelle quattro macchine che passavano. Perché Pyongyang è 3.300.000 abitanti, ma c'era poche macchine, qualche macchina che veniva dalla Cina o macchine del partito, non è che c'era traffico, ma c'erano le vigilesse che bellissime ragazze, belle, e io gli facevo i complimenti, dice, ah, però sono belle ragazze, dico, oggi c'è la corrente, oggi, ma già da molti anni. E ti posso dire che da dicembre del 2011, da quando è subentrato Kim Jong-un, l'attuale presidente, maresciallo, come viene chiamato, ha fatto un miglioramento enorme. Perché lui viene anche dalla mentalità europea che lui ha studiato in Svizzera. Allora c'ha un'altra visualità di vedere il popolo. O di vedere la gente. Ecco perché ho sempre detto che questo porterà la pace. Infatti si sono incontrate già due volte con Trump. Con Trump. Sei incontrato con Mu sì. della presidente della Corea del Sud. Sì. Ma lei lì ha avuto qualche influenza, perché mi ricordo che in quel periodo lei disse che comunque stava lavorando per cercare la pace. Sì. Io dal subito ho sempre, anche che c'è testimone un mio collaboratore Grazian Giampaolo, che lo racconto anche nel mio libro Un senatore possibile, dove un senatore possibile sì. dove che è Graus editore di Napoli, che oggi i libri si può comprare su Amazon. Io non posso andare in giro a presentare il libro perché per questo coronavirus, certo. Però uno che vuole leggerlo lo può comprare direttamente su Amazon. Un senatore possibile. E lui ha visto tutte le cose che io parlavo. Molte volte mi diceva, ma senatore, ma come gli dici così? E ho detto, guarda, più lo dici liberamente col sorriso e più colpisci. Perché se tu vai lì con una diplomazia pesante, una diplomazia che non sorridi, una diplomazia così arrogante nel senso, ma sai, questo è così, questo è così, quello devo dire, oh, ma che cazzo vuoi tu? Capito? Certo, non l'ascoltano. Scusa l'espressione. No? Ma se tu glielo dici in una tecnica diversa, io molte volte, prima di sparare il colpo, ci dico qualcosa per tenerli in allegria, ma dopo glielo chiaro, dico per alzare un po' il morale, e dopo glielo dico, e da okay. lì
è subentrato col Presidente della Repubblica Kim Jong-un, una delle prime volte, che io lo racconto anche sul libro, e gli ho detto: Presidente, voi dovete cercare di fare un incontro con gli americani. No, sai, io quando gli parlavo dell'America, dicevo, no, hai detto Presidente, ma non si può, dico, perché bisogna essere insieme, bisogna dialogare. Dici, noi italiani abbiamo tutta un'altra tecnica per il dialogare. E lui dice, ma come? Sai, voleva sapere come faceva. E allora io ho detto, noi ci mangiamo un belle piatto di spaghetti, un belle bicchiere di Montepulciano, io ho detto io, vino rosso, e dopo dialoghiamo, perché il dialogo viene molto più... A pancia piena, dopo un bicchiere di vino. È un bello bicchiere, insomma, uno dice... perché se no va a finire che uno sta nervoso, ci ha fame, questo parla ancora, io ho fame. Dico, ma vai è alla, chiaro, alla, finisce alla, male l'incontro. E invece così viene più. E lui si è messo a ridere e i suoi collaboratori mi hanno detto, senatore, complimenti, noi non avevamo mai visto i denti del nostro presidente. Lei è riuscita a farlo sorridere. E da lì è passata sempre la pallina che io a lui gli ho detto anche per quanto riguarda i giochi olimpici, che gli ho detto, ma presidente, ce l'avete qui vicino, basta un rappresentante che mandate per far vedere ai vostri cugini che siete vicino a loro anche in questa occasione. No, ma sai, vediamo, sai, oh, dopo si sono trovati e hanno sfilato con la stessa bandiera. È una cosa incredibile. E il mio collaboratore Giampaolo, ma è tanto, ma tutto quello che gli hai detto, questo l'hanno fatto. Infatti, quindi possiamo dire che è anche un po' merito suo, lo possiamo riconoscere, insomma, no? Ma guarda... Cioè, comunque lei ha una capacità diplomatica importante, quindi insomma, strappando un sorriso con una chiacchierata, comunque... Io gli ho detto sempre che doveva trovarsi con i suoi fratelli e cugini della Corea del Sud, ho detto che doveva incontrare il presidente americano, gli ho detto Trump, gli ho detto è una persona che ci tiene, perché Trump nella sua campagna elettorale, e io ci ho mandato una lettera a Trump. Ah sì? Sì, gli ho detto nella sua campagna elettorale, lui aveva detto che se veniva eletto voleva ricominciare il dialogo con la Corea del Nord. E l'ha fatto. Nella sua campagna elettorale, che aveva promesso, l'ha fatto. Io gli ho mandato una lettera e gliel'ho detto. Presidente, lei ha detto così, così, così. Da quello che so io, che ne ho parlato sempre ogni viaggio che io facevo in Corea, che doveva incontrare gli americani, perché ne va della pace del mondo. Il nucleare, ammazzo, già adesso ci sta fregando il coronavirus, che è ancora peggio del nucleare, perché c'è una guerra invisibile, non lo sappiamo, perché non sappiamo chi è il nostro nemico, il coronavirus, però una guerra nucleare distruggerebbe mezzo mondo. Certo. E allora ci vuole il dialogo, io ho detto sempre, perché io avevo subito intuito che Kim vuole dialogare e non vuole la guerra. Quindi secondo lei anche Trump comunque la lettera l'ha vista e si è convinto, sì, a fare questo incontro? A me mi ha riferito dalla segreteria del presidente Trump, ma il nostro presidente ha letto la sua lettera. Ah, ecco. Casualmente subito dopo ha deciso di fare l'incontro, quindi ha detto però non ti può ricevere, perché io sono andato a Washington. Ah, ok. Ha detto non ti può ricevere perché lui riceve solo i presidenti. Dice, tu sei un senatore, non c'è stata la possibilità, sei segretario della commissione estere, ma non puoi incontrare un presidente degli Stati Uniti d'America. È normale, io su questo non è che mi arrabbio,
normalissimo, no? È giusto, no? Certo, non era una cosa contro di lei, era una cosa proprio una... Però, un protocollo loro. Poi un'altra cosa bella che mi è successo l'anno scorso, il mese di maggio dell'anno scorso, io ho finito a marzo dell'anno scorso a fare di 2 anni fa a fare il senatore, nel 2018 ho finito il mio mandato, poi Forza Italia, non so perché, mi piacerebbe un giorno saperlo, non mi hanno nemmeno messo in lista. Ma non gliel'hanno mai spiegato? No, sembra se mi avessero chiamato e mi avesse detto, senti Antonio, non ti mettiamo per questo non motivo. Non ti mettiamo perché c'è questo, questo e questo. Certo. Non ti mettiamo, ci sono tante scuse. Non ti mettiamo perché hai fatto 3 legislature e noi ci abbiamo tanti che dobbiamo accontentare, ma tu sei sempre con noi, sei sempre nel mio cuore, sei sempre qui. Puoi lasciare il posto a Tizi e Caio. Io avrei detto, benissimo, sono in pensione, ho 72 anni. Dico, vado in pensione, non c'è problema. Però, queste da parlare, io qui mi arrabbio, perché è da parlare da signori. Si parla certo, così. Da uomini, da faccia civile. A faccia, uno dice perché le cose per stanno. Io scherzo, rido fino a un certo punto, ma non è che mi può pigliare per fesso Tizi e Caio. Se non pensano che io non sono un laureato e loro si sentono superiori. No, no. Loro per me sono inferiori. Io molte volte dico o sono io 10 anni avanti o sono loro 10 anni indietro. Perché io anticipo tutti i tempi. L'anticipo prima. Questa è anche la mia forza, caro Roberto, che io anticipo molte le cose. Certo. E anticipo anche una persona che mi sta pigliando per culo o no, lo vedo, hai capito? Lo vedo anche quando vado a passeggio, che magari certi si fanno la risatella perché ti vuole pigliare per culo. Io dico, amico mio, ne rimagnati sale fino a che arriva le cose mie. Le dice, ma lei glielo dice proprio di persona se li vede per strada? Ah? Le è mai capitato proprio per strada che qualcuno rideva e lei si è fermato proprio e gliel'ha detto? Sì, sì, come no. Ah, no, sì? No, sì, sì, gliel'ho detto, perché un paio di ragazzi lì a Roma, sai, ridevano, dice, e dopo veniva, ci facciamo una foto. Dico, adesso la foto lo vai a fare con tua sorella, perché tu pensi che stai pigliando per culo a me, ma che cosa hai trovato? Hai trovato un scemo del villaggio? Dice, amico mio, tu sei giovane, allora devi imparare un po' prima l'educazione. Io dico, c'ho 72 anni e mi deve rispettare che sono molto più anziano di te. Assolutamente, certo. E dopo hanno tagliato la corda e se ne sono andati. Ma io glielo dico, io non c'ho mica vergogna, glielo dico in faccia. No, assolutamente, fa bene. Dico, se i tuoi genitori non ti hanno insegnato l'educazione, te lo insegno io, se no ti do 4 calci in culo e te ne vai all'altro paese. Hai capito? Perché cosa? Cioè, si pensa che sono, o perché magari hanno un pezzo di carta che hanno 2 lauree. Che se 2 lauree te le sciaffi in culo, scusa l'espressione, e ti vai al gabinetto con questo. È così. Cioè, molti pensano, questo è un emigrato, se n'è andato via dall'Italia a 17 anni, sai? E pensa che un emigrato che è emigrato non capisce niente. Ma io conosco, caro Roberto, ci sono tanti emigrati in tutto il mondo, si può fare un'altra Italia. Con la terza elementare e molti anche la seconda elementare hanno creato un impero e ne conosco pure uno del mio paese che ha creato un impero e c'ha la terza elementare, ma capito? Allora, quando uno, prima di tutto, se fossi io, uno che emigra e lascia il posto di lavoro agli altri in Italia, si merita una medaglia perché esce e c'ha il coraggio di prendere la valigia e di andare a lavorare all'estero, pur di non sfruttare la mamma e il padre o la nonna e il nonno. Ci sono tanti che sfruttano la mamma e il papà o il nonno e le cose. Quante volte succede che, perché magari gli serve la droga o gli serve qualche cosa, picchiano la mamma e il padre
o addirittura c'è stato anche alcuni casi che l'hanno ammazzata perché serviva, gli serviva la droga. I soldi. Sono, anche perché noi siamo italiani, e siamo di cuore buono. È normale che ai nostri figli non gli vogliamo mai far mancare niente. Mai. Certo. Perché il nostro metodo è quello di dire: io sono andato e non potevo mangiare nemmeno una caramella. Oggi la caramella mio figlio non glielo faccio mancare. Capito? Abbiamo questo, perché noi siamo latini e siamo di buon cuore. Persone semplici. Persone semplici. Allora vorremmo mai... Però io trovo che quelli... Sono tanti ragazzi. Proprio oggi parlavo con uno che stava a Berlino. Per lui, partito per Berlino, è andato a lavorare lì in Germania. Ha detto, sta bene. Si è integrato, guadagna molto, perché non volevo più sfruttare i miei genitori. Cioè, quello dice chapeau a questi ragazzi che non vogliono sfruttare più i suoi genitori, ma vanno fuori e vanno a trovarsi il lavoro. Il lavoro. E questo non è che puoi dire oggi uno studente non è come negli anni 50. Gli anni 40, 50, 60, quando sono andato via io al 60, non era molto con la scuola, perché o dovevi lavorare e non potevi studiare. Io dovevo zappare la terra, io ho zappato la terra e non potevo, dovevo fare per forza quel lavoro, perché non c'era altre strade. Oggi, ringraziando il Signore, tutti i giovani possono studiare. E hanno come minimo una lingua, se non due lingue che parlano. Ma ai tempi miei, solo l'abruzzese sapevo. Sì. Perché nemmeno l'italiano, quando sono andato a lavorare. Senza lauree si lavorava, anche lauree. Con la prima, la seconda alimentare. A quello, qualche volta mi dicono, ma senatore, ma lei ha sbagliato il congiuntivo. A me lo congiuntivo non mi ha mai dato da mangiare. Perché io quando stavo in Svizzera dovevo lavorare 12 ore di notte, 12 ore di giorno, a quelli non gli fregava niente del congiuntivo, chi stava a pensare al congiuntivo? Dovevo lavorare, se no altrimenti a casa mi ti mandavano, capito? Questo oggi per fortuna è migliorato, il paese ha migliorato, tutti possono studiare, tutti sono laureati, perché di laurea, io se vado in giro per pescare e vedi i campanelli, tutti avvocati. Quanta cazzo di avvocati ci sono? Sono più avvocati che cosa? Per dire, tutti studiano. Ma a una parte fa piacere, però dici i lavori umili, chi lo fa? Ecco perché abbiamo bisogno di immigrati. Abbiamo bisogno di immigrati perché l'italiano che si è laureato non va a fare un lavoro umile. Non lo fa come noi. In Svizzera, quando siamo andati lì a lavorare, dovevamo fare tutti i lavori umili, perché lo svizzero non lo faceva. Allora, io lo so come funziona, perché l'ho fatto io. E la stessa cosa sta succedendo in Italia. Perché anche in Italia sta succedendo, come era in Svizzera, la Torre di Babele, che arriva tutte lingue diverse, tutte culture diverse. E naturalmente ne possiamo anche noi imparare da queste culture straniere. È un arricchimento che ci dà anche alla nostra civiltà, ci dà anche un arricchimento. Se quindi noi... lei è favorevole all'immigrazione, alla situazione che sta avvenendo? All'immigrazione controllata, all'immigrazione che paga le tasse, all'immigrazione che viene registrata, perché se non è registrata vuol dire che non paga niente, va a delinquere. Quelli là che vanno a delinquere, quando la BEC alla casa, come si faceva in Svizzera, timbro rosso e per 10 anni tu non metti il piede qui in Italia. Hai capito? Questo è il sistema che bisogna... Io sono favorevole perché abbiamo bisogno degli immigrati, specialmente nell'agricoltura che non lo vuole fare più nessuno. E infatti abbiamo questo problema. Però deve essere registrato. Se non è registrato... Ecco, adesso... In questa pandemia, se il governo tenesse un po' la capa, come si dice al tuo paese,
potrebbe fare un censimento di tutti, così vedi se ci sono i clandestini. Perché oggi quelli che non hanno lavoro, quelli che fanno il lavoro in nero, come mangia? Allora si deve registrare. Allora, e questo è il momento di fare la registrazione. Ah, tu sei Giovanni, Francesco, ecco, adesso perché prima non ti sei mai sentito? Perché non era registrato, non pagava le tasse, lavorava in nero. Invece oggi, con questa pandemia, si può fare questo rendiconto di tutta la popolazione. È il censimento, di nuovo, di tutta l'Italia. Chiaro. Quindi, anche per chiudere il discorso di Forza Italia, lei ci è rimasto male per il fatto che non le hanno fatto sapere perché non l'hanno ricandidata. Bravo. Magari qualcuno di loro guarda questa diretta, o facciamo un appello, magari è la volta buona che si svegliano e anche solo per chiudere quel capitolo le fanno sapere quali furono i motivi. Guarda, io l'ho detto al presidente Berlusconi a giugno, quando sono stato da lui, e mi ha detto, io sono stato malato due giorni, tu eri messo in lista, tutti questi miei qui hanno fregato pure Berlusconi, dice anche se gli amici miei ancora che non sono stati messi dentro, dico presidente, questo che ha fatto la lista e vedi che stanno i tuoi sei amici ci ha fregato a tutti e due, perché ha approfittato che Berlusconi stava male per toglierlo. Allora io dico, caro presidente, vorrei vedere, piglia la calcio in culo e battelo fuori, perché vuol dire che ti hanno rovinato anche sei amici, cioè è logico, certo. Cioè, io ho detto vabbè, io faccio l'ufesse per non fare la guerra, ma non è così, cioè non si fa così, capito? Sì, ma dei politici di oggi, qual è quello più vicino a lei che le piace di più tra i vari movimenti e schieramenti? Ma guarda, io mi troverei con tutti, perché io sono uno, come diceva Totò, uomo di mondo. Io so dialogare con tutti. Quindi le piacerebbe ricandidarsi? Mi piacerebbe, perché mi piace far del bene. Okay. Mi piace far del bene alla nostra popolazione, agli italiani, perché purtroppo ci sono quelli che non fanno un cavolo dalla mattina alla sera e non gliene fregano niente degli italiani. Io invece non ho mai fatto niente per la mia famiglia. Io ho un figlio in Svizzera e uno in Spagna. Non ho fatto niente per loro, perché avendo lì dentro lo potevo far ritornare tutti e due in Italia, ma non l'ho fatto, perché io ho detto, io ho lavorato, dovete lavorare anche voi e vi dovete creare una posizione voi stessi. Io non ve lo posso fare e non ve lo farò mai. Quindi lo possiamo dire che lei è disponibile a candidarsi? E... sicuramente, se no ci sta in a scendere in campo per il nostro paese. Ci sta in giro qualcuno che vorrebbe che io facessi un movimento. Ci stiamo anche eventualmente discutendo, perché devo poter levare i voti anche a questi che non mi hanno fatto del male. Assolutamente, certo. Quindi lei sarebbe non solo disponibile a ricandidarsi, e questo lo diciamo a tutti i partiti in ascolto, insomma, si sono interessati a farle una proposta, ma addirittura altrimenti a fare il suo movimento e a candidarsi lei come leader proprio politico. Roberto, io te lo dico da amico, come dico io spesso. Te lo dico da amico. Te lo dico da amico. Io non vado a cercare nessuno. Ah, è certo, infatti. Chi mi vuole mi fa la proposta. Porta è qua. Mi fa la proposta e io valuto la proposta, perché tanto io sono in pensione, non c'ho nessun problema. È la volta buona che, insomma, però per lavorare, perché io sono uno lavoratore instancabile, e lo sa anche al Senato, perché lo sa che la mattina presto io ero il primo a entrare ed ero l'ultimo a uscire. Tutti i commessi al Senato lo sanno. Dice, manchi lei, senatore, perché lei era l'unica che stava sempre qui e non falliva mai, sempre qua. Infatti leggevo nei commenti che propongono il movimento Razzi, se le piace. No, c'è un altro... un altro nome che già pensato. Un altro nome che posso dirlo, che si chiama Noi per l'Italia. Noi per l'Italia, ma ok. C'è un ingegnere di Bari che l'ha creato e vorrebbe che... ho detto, vediamo, dopo questo coronavirus ne parliamo. Perché così vediamo cosa si può strutturare.
perché quindi... mi dispiace che perché ci sono l'Italia ci stanno tanta brava gente e purtroppo stanno a subire le cattiverie di questi che fanno lì e si fanno i cazzi loro e basta, punto e basta. Ok, e di questo quindi io... diciamolo e non so, e io ti posso dire, ti stavo dicendo prima, un'altra bella soddisfazione, che è, l'anno scorso, al mese di maggio, è arrivato il nuovo ambasciatore della Corea del Sud. Lo sai la prima persona che ha voluto incontrare? Il sottoscritto. E io non ero più senatore. Però vuol dire che comunque dall'estero riconoscono lei come il leader, quindi se vengono in Italia vogliono parlare con lei. Quindi... appena arrivato mi ha chiamato col mio collaboratore, Grazian Giampaolo, testimone, siamo andati tutti e due in ambasciata, fatto un pranzo tranquillo, poi addirittura mi ha invitato pure a Natale, abbiamo fatto il pranzo di Natale, anche mi ha invitato. A te, senatore, io pensavo, sai come si dice le parti mie, questo mi chiama, sicuro mi deve fare una cazziata, che io vado sempre che vado sempre lì nel sud, nel nord, no? E invece tutto cosa mi ha detto, senatore, lei deve sempre andare lì, lei è la persona che loro ti vogliono bene, ti ascoltano, si fidano di lei, quindi si fidano di lei, perché lei gli ha dato tutti i buoni consigli e l'hanno fatto quei consigli che lei gli ha dato. Ma devo dire, io c'era il mio collaboratore, mi guardava e faceva, mazzalo, dice senatore, dice, questo ti sta facendo un monumento. Io ho detto, guarda, io non voglio il monumento, perché io vado e dico la verità, dico, parlo col cuore, e quando uno parla col cuore sicuramente parla per bene, dice le cose vere, perché tutti certo. Quelli mondati, come molte volte io dico, quelli che intervengono e stanno sempre a leggere, per me sta dicendo tutte bugie, perché non lo sapendo dire così a braccio, lo dice iscritto, e quello che sta lì a leggere per iscritto, mi sta bene che tu prendi un appunto, che ti deve ricordare di che cosa, ma tutto il resto deve venire dal tuo cuore, e se non viene dal tuo cuore, sono tutte bugie, sono tutte cazzate quelle che dicono. Chiaro, assolutamente. Caro Roberto, assolutamente. Beh, se sono arrivato a 72 di situazioni, anni... Di situazioni di ogni tipo, tra Roma, Corea, Svizzera. Ne ho viste di tutti i colori, tutti i colori dell'arcobaleno ho visto. Assolutamente, posso immaginare. Intanto vedo che abbiamo anche tanti commenti, quindi... se hanno qualche domanda interessante, se la scrivono, rispondiamo. Ho letto una... feria, tutte cazzate. Amico mio, te lo posso dire, le cazzate... Te lo diciamo da amici. E i tuoi amici che ti inculano pure, i tuoi amici. Fatti fregare, fatti fregare, fatti. Fatti fregare. Io te lo dico in faccia e ti dico la verità. Ma se te la verità ti fa male, come dice la Caterina Casella, la verità mi fa male, lo so, allora fatti fregare. Ecco, c'è l'amico Claudio da Ascoli Piceno. Saluti a Claudio, saluti anche a Federica che ci manda i cuori. Federica, quando Federica. Ci manda i cuori è sempre bello. E l'amore, l'amour, viva l'amour. Bene. Quindi, lei come pensa che stiano gestendo l'emergenza il governo attuale? Ma le piace come l'hanno gestita? Ha sbagliato dall'inizio, se no altrimenti ci poteva essere... Il presidente Conte. Sì, hanno sbagliato all'inizio, ai primi di febbraio hanno detto cazzate, non vi preoccupate, qui tutto a posto. E dopo il 20 di febbraio c'è stato già il primo caso lì, dalle parti tue, lì a Milano, e poi non hanno bloccato, hanno aspettato il 10 marzo, 20 giorni dopo. E sei 20 giorni dopo si è sparso. È troppo tardi, certo. È troppo tardi, tutta l'Italia. È un macello. Sì. Oggi potevamo essere già fuori se avessero bloccato subito dall'inizio. Ma purtroppo sono dilettanti allo sbaraglio, come lo chiamo io,
non c'ha nessuna personalità anche nei confronti d'Europa, vanno a chiedere l'elemosina. Io l'ho detto, se non vanno lì a chiedete 200 miliardi, 100 miliardi a fondo perduto, perché 100 miliardi a fondo perduto dovete dare a tutte le piccole e medie imprese, a tanti operai che non ricevono la paga da 2-3 mesi, lì dovete farvi valere. Addirittura gli stabilimenti balneari che quest'anno faranno Cilec, perché non credo che coso. Allora anche lì dovete aiutare con i soldi della comunità europea, perché abbiamo, abbiamo pagato oltre 1.500 miliardi in questi tempi alla comunità europea, o qualcosa permettete che ce lo date adesso che ci fa bisogno, e 100 miliardi di euro ve lo ridiamo in 23 anni con massimo il 2%, non l'8%, come di solito fanno. Ma magari adesso c'è qualcuno del governo che ci segue, fanno come i coreani, ascoltano il suo consiglio e poi da domani lo seguono. Se c'hanno le orecchie buone, ma se no questo fanno finta che dice, ma come, vado ad ascoltare razze? Non ascoltate, fate, che così portate alla rovina tutto. Se il presidente Conte domani la chiamasse e le chiedesse di fargli da consulente per dargli una mano a gestire un po' la situazione, quindi a seguire, lei accetterebbe anche se è un governo di fatto che non le piace? In confronto a tanti altri consiglieri che avvicino, solo perché magari sanno scrivere l'italiano, sicuramente farei meglio con la testa. Chiaro. Amico mio, ce ne vuole per portare avanti la baracca. Ci chiedono nei commenti se ci può raccontare qualche episodio divertente successo in Parlamento dietro le quinte o con altri politici. Ma no, ma io di solito non ho mai litigato con nessuno, sempre devo dire che a me mi vogliono bene tutti, sia il PD, 5 Stelle, tutti quelli che ci sono lì dentro, ho sempre ha dato una simpatia, perché per quando tu hai un progetto e sei simpatico, te lo fanno passare, perché molte volte ti fanno passare le cose perché sei simpatico. Molte volte altri facevano una proposta, me lo firmavano e dice, ma come leggilo? Con te non c'è bisogno da leggere perché tu sei uno molto preciso. Ma mi fa piacere, perché vuol dire quindi che sei credibile. Possiamo dire che la sua simpatia ha aiutato sia in Corea del Nord, perché ha alzato il morale, ma questo, insomma, le sue doti diplomatiche, sia in Parlamento per far passare poi... Caro Roberto, lo puoi dire ad alta voce perché è così. Lo puoi dire così. Io... leggerlo. Ecco. Perché le cose cattive di solito non lo leggo mai, perché non mi voglio avvelenare. Perché questi molti sono apposta per farti incavolare o per farti arrabbiare. Certo, infatti leggevo che Marta diceva ha fatto carriera con la simpatia, lo possiamo dire la sua simpatia? Che io posso solo dire, ragazzi, vivete la vita perché siamo di passaggi tutti quanti, tanto tutti lì, come diceva Totò, la livella è per tutti, all'là non scappiamo nessuno, ricco, povero e tutto lì andiamo a finire, perciò godetevi la vita e voletevi bene oggi che domani deve ancora arrivare. Giusto. Roberto, comunque... mi sa che siamo alla fine perché... Sì, l'ultima domanda, le faccio l'ultima domanda. Dimmi. Il momento più bello è stata la sua canzone Fammi cantare col suo balletto. Che tutti col mio balletto che l'ho dato in beneficenza a un ragazzo che è rimasto paralizzato. Ho raccolto 100.000 euro per fare l'operazione a una clinica svizzera dove sono andato io personalmente a accompagnarlo. Ecco perché l'ho fatto. Sennò... E quindi questo lo chiariamo perché molti non lo sanno. Non lo sanno, perché io ho fatto quella canzone scherzosa e mi sono anche divertito per raccogliere i fondi per questo ragazzo di 23 anni che l'ho portato io personalmente a una clinica a Zurigo per fare l'operazione, perché la Svizzera lo voleva cash, i soldi, se non arrivava i soldi. Chiaro. Non abbiamo 10 secondi, è stato un piacere, altrettanto, ci dobbiamo salutare, 5 secondi, sesso droga, ci risentiamo presto, che mi seguono sempre, sesso droga.